Ciao a tutti! Sono tornata con un nuovo video. Finalmente, dopo mesi, un face painting, un video face painting. Allora, intanto volevo mostrare a tutti quelli che mi seguono su YouTube e che magari non mi seguono altrove la mia vittoria. Ho l'attestato di trucco cinematografico, quindi ufficialmente sono una makeup artist effetti speciali. E in tanti mi hanno chiesto di fare video tutorial mirati sugli effetti speciali. Per il momento non li faccio, ve lo dico già, perché per motivi che so io, ecco. Per il momento non farò nessun tutorial effetti speciali, a meno che non sia qualche ferita o qualcosa del genere, però niente di complicato, perché c'è chi mi ha chiesto di fare vedere come faccio le protesi, come faccio i calchi, queste cose non ve le faccio vedere per il momento, poi si vedrà. Per il momento è no. Nuovo video per voi, comunque torniamo al discorso face painting e sono tornata. È un video particolare ispirato a Predator. E ci sarà un cambiamento nei video face painting e nei video comunque tutorial in generale. Intanto non saranno molto frequenti e mi dispiace, però il tempo è quello che è e ho molte cose da fare. Quindi appena posso faccio qualcosa. Quindi voi non demordete, continuate a seguirmi. Poi saranno dei video diversi, nel senso che a parte oggi che c'è la presentazione, nei prossimi video non ci sarà più presentazione, ci sarà solo il video che vi mostra il look finale e ci sarà un brevissimo tutorial, molto più breve rispetto agli altri, senza voce fuori campo. Questo perché? Perché voglio vedere, voglio cambiare un po' il canale, voglio uscire un po' dal tutorial classico con la voce fuori campo, con 7890 passaggi e tutte queste belle cose, farvi vedere il succo della situazione quanto prima. Per non farvi annoiare e per non mettere troppa velocità, perché se no non riuscite a capire cosa faccio. Preferisco farvi vedere pochi passaggi fatti bene che tanti passaggi in modo veloce. Quindi adesso ci vediamo un po' cosa succede. Al di là del fatto che poi ho il telefono cellulare che non funziona bene, quindi purtroppo i video non riesco a farli frequentemente anche per questo motivo, perché già per fare questo mi si è spento almeno 3-4 volte, quindi vediamo un po' cosa riesco a fare. Per il momento questo è il tutorial, Predator, non mi dilungo oltre, alla prossima, ciao!